Eccoci qui arrivati alla nostra lezione di inglese. Noi oggi parleremo di Jack Kerouac e parleremo della sua vita, parleremo del suo impegno, parleremo della sua famiglia e delle condizioni critiche che hanno caratterizzato la sua vita. Faremo ecco un discorso in inglese, traduzione in italiano e poi un riassunto finale di 50 parole. Ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. So, today we are speaking about Jack Kerouac. He was born on March 12 in 1922. And he had lived during the period of drinking and of unemployment. So he lived in a very difficult period. So their parents came from Quebec, Canada, so he spoke French at home and he spoke English at school. He was able to speak two languages. So he had a very difficult childhood because he lived a childhood tragedy. In the summer of 1926, his brother Gerard died when he was 9 years old, and his family embraced the Catholic faith. They were Catholic. And during his childhood, he wrote Memories of Attending Church. So, when he was a child, he liked reading and he liked sports. He was a very good football and basketball player, but he wanted to become a novelist. So, during the Great Depression, his family suffered from financial difficulties. They had economic difficulties. And his father became alcoholist, and they became poor. So Kerouac was sent to the school football team, and he graduated in 1939. After his graduation, he went to study to Columbia University, but he had to attend a year of preparatory school at the Orleans Men's School for Boys in the Bronx. So when he was 17 years old, he moved to New York, and in this city his life was characterized by jazz. So there it was the period of American jazz. He worked as a reporter for the Horace Mann Record. He published a short story in the school literary magazine, and in 1940 he became a football player and a writer at the Columbia University. He broke his leg in one of his first games, and he couldn't
play football for the rest of the season. So, he spent the next year working because he couldn't play football. He decided to join the military to fight for his country for in the Second World War. And after leaving the Marines, he came back to New York and he became friend of Allen Ginsberg. It was a Columbia student, and these three friends became the leaders of the Beat Generation of writers. So, he in New York in 1940, he wrote his first novel, Town and City. It was an autobiographical novel in which he spoke about his life and about his family. And this novel was published in 1950. But on the road is novel. He was hit in 1951 and this novel is a perfect and part fiction. This novel remained unpublished for 6 years. It was published in 1957 and it became an instant classic. So, after the publication of On the Road, he wrote other novels, The Dharma Bombs, and he published other three novels, Dr. Sachs, Mexico City, Blues, and Maggie Cassidy. Other important novels are Book of Dreams, Vision of Gerard, and he also wrote poetry in his last years. But he married a woman in 1915. And he had a daughter called Jane, but the second marriage also ended in divorce, so she was his second wife. He married Stella Sampas, but he died 3 years later, of October 21st, when he was 47 years old. Allora, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che Jack Kerouac è nato nel 1922 ed è vissuto nel periodo in cui prevaleva la disoccupazione e l'alcolismo. I genitori erano canadesi, venivano dal Quebec, quindi Kerouac cosa faceva? Parlava francese a casa, mentre invece a scuola studiava l'inglese.
Questa famiglia purtroppo visse nella tragedia perché nel 1926 il fratello Gerard muore, che aveva 9 anni, e la loro fede cattolica permette a Jack di vivere ricordi religiosi nella sua mente. E inoltre, purtroppo, questa famiglia si impoverisce negli anni successivi. Allora, nella sua infanzia lui amava sia scrivere che amava anche lo sport, quindi desiderava sia essere uno sportivo che essere un novellista. Dopo la Grande Depressione, i genitori si impoverirono purtroppo. E lui andò a studiare e dopo 1939 andò alla Università di Columbia per diventare un giocatore di calcio e ha dovuto frequentare un anno preparatorio alla Horace Mann School for Boys in the Bronx. Ruppe però la gamba a 17 anni, quindi per l'intero periodo non poté giocare, iniziò a lavorare, si trasferì, andò a New York, che era caratterizzata dal jazz, quindi questa nuova musica che stava invadendo, tra virgolette, l'America. Allora cominciò a lavorare anche per un giornale, pubblicò delle storie brevi. E diventò reporter per Horace Mann Record e poi inizia la sua carriera letteraria e lui nel 1940 però nel periodo in cui dopo che ha rotto la gamba e che decide di fermarsi, decide poi di entrare nel 1943 in guerra e arruolandosi ai Marines nel 1943. Dopo però aver lasciato i Marines, ritorna a New York e insieme a degli amici, Allen e William, si unisce per diventare uno scrittore, nasce quindi questa generazione di scrittori. Torna a New York, inizia a comporre delle novelle importanti, Town and City, che è una novella autobiografica in cui lui racconta la sua vita con tutte le sue difficoltà, pubblicata nel 1950. On the Road è una novella che viene scritta sempre da lui e scrive questa novella che però viene poi pubblicata in un secondo momento. È sia una fiction che realtà e lui dopo 6 anni, nel 1957, finalmente viene pubblicata questa novella e scrive altre opere importanti che però non vengono pubblicate, vero? The Dartmouth Babs e poi ne pubblica altre, Dr. Sax, Maxi Soak City Blues e Maggie Cassidy. Ne abbiamo altre di novelle, Book of Dreams, Be Sure, Visions of Gerard and Vanity of Duluth. E scrisse anche delle poesie. Dal punto di vista dell'amore, lui ebbe una moglie. La sposò nel 1944, ma divorziarono dopo qualche mese. Ne sposò un'altra che gli diede una figlia, ma anche il suo secondo matrimonio fu destinato a morire.
Morì all'età di 47 anni nel 1969 ed aveva sposato nel 1966 un'altra donna. Allora, adesso noi facciamo un riassunto di questa lezione, parliamo ecco della sua carriera letteraria, quindi le novelle che ha scritto, parliamo della sua carriera sportiva, quindi la scuola che ha frequentato. Volendo parlare anche insomma del periodo in cui si è arruolato in guerra e parliamo anche dei drammi familiari che in un certo senso emergono anche dalla sua carriera letteraria. Io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro.